Alla fine di luglio del 2022, un incendio di notevoli proporzioni ha colpito l'area verde della Foce del Tagliamento. È stato l'incendio più grande che ha colpito Bibione negli ultimi decenni, sicuramente, e ha distrutto di fatto 40 ettari tra agricolo e area verde. Quell'area verde è già sito di importanza comunitaria, tanto preziosa e ricca di habitat e di biodiversità. Come associazione Foce del Tagliamento ci siamo subito attivati per cercare una soluzione a questo dramma che è successo nell'area che a noi sta più a cuore come associazione. Abbiamo attivato una raccolta fondi dove tantissimi turisti, tantissimi cittadini hanno partecipato donando e con la somma raccolta abbiamo pensato a un piano di rinaturalizzazione di una parte delle aree incendiate. Abbiamo così deciso di rinaturalizzare 4 ettari che comprendevano, diciamo, 3 differenti habitat e abbiamo iniziato appunto i lavori di progettazione di questa opera di rinaturalizzazione. Siamo affidati ovviamente agli esperti dell'Università Ca' Foscari di Venezia che già erano i responsabili scientifici del progetto LifeReDoune, un progetto comunitario che già interessava l'area di Bibione. Abbiamo interessato Veneto Agricoltura per la fornitura delle piante tutte autoctone e siamo partiti con questa idea. Nel mese di settembre-ottobre abbiamo iniziato insieme ad Antea, un'associazione di Latisana, un progetto anche, diciamo, dal taglio un po' più culturale, quindi per coinvolgere anche la popolazione in queste attività, con attività di forest bathing, con attività di giornate ecologiche e una serie, insomma, di monitoraggi fatti su quest'area, proprio per sensibilizzare sull'importanza, sulla bellezza di questa zona che volevamo ripristinare. A novembre siamo partiti finalmente, ottenute le autorizzazioni con i lavori, e siamo riusciti a mettere a dimora ben 2000 piantine che andranno a far rifiorire quest'angolo verde della Foce del Tagliamento, di cui i frutti si vedranno chiaramente a primavera. Questo è un lavoro che è iniziato con la piantumazione, anzi in realtà è iniziato con la pulizia di quell'area proprio nel settembre-ottobre con Antea. È seguita la piantumazione. A primavera ci sarà un secondo step di monitoraggio, controllo delle infestanti. E ripianteremo ancora presumibilmente 500.000 piante e durante l'estate del 2023 potremo raccogliere i frutti di questo lavoro che ha coinvolto tantissimi volontari, tantissimi donatori, l'amministrazione comunale di San Michele al Tagliamento e altre associazioni che ci sono amiche in questo progetto.